Gandhi diceva: non ho niente di nuovo per voi, le mie verità sono antiche come le montagne. Chissà cosa ha portato l'India qui a Carrara. Mi piace pensare a un legame karmico fra la terra d'India e le mitiche montagne marmoree di Carrara. Siamo in compagnia di Sergio Piani. Vorrei parlare un attimo con lui dell'incontro tra Occidente e Oriente. Poi approfondiremo le tematiche che lo riguardano da vicino. Secondo te, Sergio, perché noi occidentali siamo così attratti dall'Oriente? Ne abbiamo veramente bisogno? Sicuramente uno dei primi motivi è una sorta di crisi del modello occidentale, che è alla ricerca di tutta una serie di valori che aveva comunque nella sua tradizione e che attualmente ha perduto. L'incontro tra Oriente e Occidente è un incontro tra due matrici che probabilmente provengono da una casa comune. Sostanzialmente Oriente e Occidente possono trovare la via del dialogo, poiché le esigenze dell'uomo sono uniche, sono unitarie. La tradizione orientale ha lasciato più spazio alla ricerca interiore, non tanto alla ricerca spirituale come siamo portati a pensare, ma alla ricerca dell'io, della parte più profonda del nostro essere. Il mondo occidentale si è proiettato più verso il sociale, verso la società, verso l'uomo comune, il rapporto dell'uomo con gli altri, ma ha perso la dimensione del rapporto dell'uomo con se stesso. La tradizione orientale e soprattutto la tradizione indiana incentra invece molto il suo messaggio sulla ricerca del proprio sé, del proprio io. Anche nelle tecniche, quelle famose tecniche del benessere che oggi dilagano, dovremmo interrogarci sul perché di questo fenomeno. Un esempio banale: in piena crisi economica il settore del benessere è un settore in crescita, perché dà una risposta a un disagio interiore, dà una risposta, seppure commerciale, purtroppo nel suo aspetto più negativo, a un bisogno interiore che invece è molto radicato. Sicuramente il futuro dovrebbe essere una fusione eclettica basata sull'unione della cultura orientale e della cultura dell'Occidente. Anthony Elengimittam. Questo signore è un padre domenicano, indiano, e oltre che essere un uomo di grande saggezza e di grande esperienza, è l'ultimo discepolo di Gandhi, il discepolo vivente, quindi è un onore conoscere padre Anthony per tutto il bagaglio culturale che ha accumulato, acquisito. Uno, da padre domenicano, quindi da cristiano, e poi, conoscendo Gandhi, ha ampliato la conoscenza, appunto, unendo questo ponte fra Oriente e Occidente. Attualmente vive ad Assisi. Sto andando a fare. Considerato Gandhi mio padre spirituale, mi ispiro sempre a lui, sempre a lui. No? Sì, Gandhi è un centro a tutto il mondo. Senta, noi abbiamo una trasmissione che si chiama Good News, solo buone notizie, no? Diceva, prego. Einstein, vero? Le future generazioni a stento crederanno che un uomo come Gandhi mai è calcato sulla terra. Molto spesso ricevo di lettere di persone che stanno male per varie ragioni, no? Cercano nella nostra trasmissione incoraggiamenti. Sì. Cosa possiamo dire a una persona che è triste per tirarla un pochino su, padre? Cosa gli possiamo dire? Tutto questo viene perché quando c'è il tempo,
noi facciamo il nostro dovere e lasciate il frutto a Dio, dice Sri Krishna nel Bhagavad Gita. Karmanir Adhikarasu Mapale Sukadajana, significa Karmanir, il tuo dovere di fare il tuo dovere, ma lascia stare il risultato. Ecco, questo poi è un principio della Bhagavad Gita, perché noi dobbiamo agire le buone azioni, ma senza preoccuparci del risultato. Quindi è questa l'importanza. Il tuo è di compiere il tuo dovere. Ecco, anche nel capitolo 6 di Bhagavad Gita. Io mi onoro di conoscere Padre Anthony. Io sono Gabriella Lavornia e ho fondato una rete di volontariato. La conosco benissimo, che si chiama anche i nostri spettatori, il Mandir della Pace. Davvero? Sì, sì, certo. E ad Assisi promuovo da 12 anni l'Oriente incontra l'Occidente insieme per la pace. E Padre Anthony è il nostro, veramente il nostro faro, la nostra guida, perché lui ci ha da sempre illuminato su questo punto d'incontro fra Oriente e Occidente, partendo dalla sua fede cristiana, partendo dalle radici del Cristo. Poi vive ad Assisi, San Francesco. Io sono un cristiano, un indù, un musulmano, ma la radice, cioè ciò che accomuna anziché differenziazione.